Avevo questo grande sogno, diciamo il mio primo vero sogno riguardo ai tuffi, era quello che volevo a tutti i costi partecipare alle Olimpiadi di Sydney, perché sarei stata l'atleta più piccolina, avrei avuto solo 15 anni, era nel 2000, e da lì anche che diciamo che è cresciuta la mia passione per i tuffi, perché avevo capito che comunque ero portata e insomma mi ero tolta questa bella soddisfazione. Ecco una valigia da accompagna in molla e sono in tasca why you venite ma trovare e non si tornato più ca ma noi non t'amma scordata e chiavo cotte chiavo crura. L'importante è che stai buona dusta. The Italians have arrived. E Sydney l'ho vissuta proprio da bambina, affascinata da tutto quello che mi girava intorno, però serena e felice perché non avevo intanto niente da perdere. Per me già partecipare era la cosa più bella che mi potesse accadere. E mi ricordo che giravo nel villaggio olimpico come una turista con la macchina fotografica, fotografavo gli altri atleti e poi mi ricordo sono entrata in piscina la prima volta mentre c'era la finale di Rosolino. E io lì mi sono guardata con Maria, mia compagna di squadra, e ho detto ma noi dobbiamo fare la gara qua davanti a tutta sta gente. Ero scioccata. C'erano i mondiali e per me diciamo, era la prima volta che dovevo riconfermarmi, perché nel 2005 ho preso la mia prima medaglia ai mondiali che era completamente inaspettata, quindi partecipavo sia dai 10 metri che dai 3 metri e durante la gara dei 10 metri mi slogai proprio una caviglia. E il problema era che dopo due giorni avrei avuto la gara dei 3 metri, quindi per due giorni non mi sono allenata, ho fatto solo terapia e il giorno della gara, la mattina, insomma, stavo un pochino meglio, però ero un pochino gonfia, quindi diciamo le aspettative non erano più le stesse. E poi in finale, diciamo, è cambiato tutto, mi sentivo meglio, mi sono dimenticata completamente della caviglia. Ho anche deciso di togliere la fasciatura proprio prima di iniziare la gara e sono andata molto bene. Mi ricordo che all'ultimo tuffo ero quarta dopo la paccalina e lei l'ultimo tuffo ha sbagliato proprio il suo tuffo dopo mezzo rovesciato e ha preso 4,5 e allora lì io gli sono passata davanti e la medaglia di bronzo è di nuovo arrivata. Dopo il mondiale abbiamo deciso di farci una vacanza perché era un peccato tornare a casa subito dopo, visto che eravamo già in Australia, e abbiamo deciso di noleggiare un furgoncino come fanno tutti lì e abbiamo girato un po', e anche questa era un'avventura un po' nuova per me, perché a parte i paesaggi che ho visto, siamo andati fino a Byron Bay e quello diciamo è il luogo più bello che io abbia mai visto in vita mia, proprio il mare e anche il
la gente molto rilassata, tanti hippie anche, però anche questo aveva il suo fascino. E poi ovviamente gli squali, io andavo in acqua fino alle ginocchia, poi basta, non mi allontanavo di più. E poi niente, siamo arrivati fino a Brisbane, dove ovviamente abbiamo viaggiato di notte perché avevamo l'aereo alle 5 del mattino. E niente, abbiamo diciamo dormito in aeroporto per terra e siamo ripartiti alle 5. Poi nel 2011 ho deciso di andare a fare un'esperienza a Sydney, ad allenarmi con Chava Sobrino, che era l'allenatore messicano che allenava la squadra olimpica, e tra cui c'era anche Matthew Mitchum, che era un campione olimpico in carica. E ho fatto 2 mesi lì. Prima, il primo mese con Noemi Bacchi, che è anche una mia compagna di squadra. E dopo si sono dati il cambio, è venuta Francesca Dalla Pelle l'ultimo mese. Loro si allenano veramente in un modo diverso e soprattutto hanno delle strutture e delle macchine specifiche per filmarti, per misurarti diciamo il muscolo, l'alimentazione, qualsiasi cosa. Cioè ogni atleta lì è monitorizzato proprio al massimo. E la cosa diversa è che lì innanzitutto era l'orario, la sveglia è alle 5:15 perché alle 6 dovevamo essere in palestra ad allenarci, però facevamo tanti pesi, tanta preparazione atletica, proprio addominali, salti mortali, stretching, esercizi specifici per la forza, per incrementare ciò che serviva a te. Poi c'era il fisioterapista lì, c'era il preparatore atletico, e insomma era una palestra proprio per olimpionici, per atleti professionisti, e funzionava tutto alla grande. La prima settimana che sono arrivata lì, ovviamente mi raccontano di questo ragno mortale, piccolissimo, il redback spider. E dopo una settimana iniziano a urlare tutti sul trampolino, io ero lì e ho detto, ma che è successo? Cioè? Non era sul trampolino il redback, che gente che vive in Australia da 20 anni non l'ha mai visto. Io dopo una settimana me lo ritrovo a 2 metri da me. Ecco, siamo arrivati a Darling Harbour. Intanto siamo anche riusciti a girare un po', prendevamo il battello e la metropolitana per arrivare in centro oppure in spiaggia, e era bellissimo solo girare perché vedevi gente di ogni tipo, persone che camminavano scalze, che all'inizio ci sembrava oddio ma questo, e invece lì è tutto normale, ognuno gira come vuole, nessuno ti considera, nessuno ti giudica. E anche la vita in sé, devo dire, mi ha lasciato un bel ricordo. Vedo la gente che comunque vive serena, tranquilla, non c'è lo stress che c'è in Italia. Sarà anche perché vivono in un posto meraviglioso ad aiutare in tutto, però insomma, se non fosse così lontano ci vivrei in Australia. Doppio salto mortale e mezzo, ritornato carpiano, Tania Cagnone. E anche qui Tania deve stare calma e tranquilla. Valigia da accompagna in molla e
sono d'inta sacca, o aiu venit m'ha trobat. E non si tornata più ca, ma noi non t'hem ascoltata, e chiavo cotte chiavo. La capitale dell'Australia, eh? Sydney. No! Basta.